siamo fieri che questa iniziativa venga fatta proprio in questo luogo, una mostra sulle donne, una mostra per ricordare a tutti noi che esiste una violenza di genere e che continua quasi giornalmente a fare vittime. Una mostra che ricorda proprio che questo proprio nel luogo in cui il 21 giugno del 2017 Esther venne uccisa dal suo persecutore. Per tutti noi il 21 giugno è il giorno in cui si rinnova un profondo dolore. Dolore per la perdita della nostra stimata oncologa, apprezzata non solo per le sue qualità professionali, ma anche per le sue doti umane, per la sua sensibilità con cui trattava la sofferenza, per la disponibilità con cui si approcciava ai suoi pazienti.